Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi, oh, mamma mia, che cosa è appena stato scoperto sul web, ragazzi, non ne avete idea, mamma mia! Allora ragazzi, perché la immagine mia di sfondo oggi sono così particolari e non si muovono? Perché c'è il signor Leviatano là in alto e la mappa alla mia per voi destra, per me sinistra? Beh ragazzi, o forse destra, non lo so, no, è alla destra, è alla destra. O alla sinistra, non lo so. Allora ragazzi, sono state rivelate le fasi finali della season 4 di Fortnite. Hanno scoperto finalmente come andrà a finire tutto. Lo vediamo per pezzo, ragazzi. Come vedete, alla mia sinistra c'è la mappa classica che conosciamo tutti di Fortnite. Vedete, ragazzi, che ci sono delle aree selezionate. Quindi ce n'è una verde sul quadrato B6 e poi ce ne sono tre selezionate rispettivamente sul quadrato H e I9 e I8. Questo, ragazzi, indicativamente vanno a prendere Putrido Pantano, le ultime che vi ho detto, e l'impronta che dicevamo fosse di dinosauro, ma non è così. E infatti non aveva senso. Ci han fregato, perché non sono mica stupidi quelli di Epic. Loro ti mettono le skin dei dinosauri, i picconi dinosauri ti incastrano. Un'impronta di dinosauro in realtà non c'entra niente. Andiamo a vedere che cosa è stato scoperto, ragazzi. Prot! Questa è la prima immagine, ragazzi, che dice: tutto è iniziato con questa impronta di Leviatano. Quindi non era un dinosauro, ragazzi. Il Leviatano c'ha il piede come il dinosauro triforcuto, no? Con le tre ditone che vuoi. Però, ragazzi, se ci fate caso, il Leviatano lo conosciamo tutti, ragazzi, no? Cioè, è una skin normalissima come tutte le altre skin. Quell'impronta là era bella grossa, raga, ve la ricordate? Era enorme, l'abbiamo vista un po' di mesi fa quando è uscita l'impronta all'inizio della season, in poche parole. È veramente grossa. E loro dicono: è tutto iniziato da questa impronta di Leviatano, perché se andiamo a vedere, probabilmente arriverà entro la chiusura della season 4 quel backpack lì che praticamente reca in allegato, lo vedete là in basso, l'impronta che è appunto quella che ci hanno fatto vedere. Quindi tutto è iniziato da lì, è vero, l'impronta l'abbiamo scoperta praticamente subito. Ci dicono anche, ragazzi, che i suoni che stiamo sentendo e che abbiamo sentito relativi al missile sono in realtà, come già era successo per il meteorite a inizio, a metà season, a inizio season, quando dicevano dove sarebbe caduto, sono delle coordinate appunto che vanno a prendere quei due punti lì che abbiamo detto, quindi l'impronta del Dino, che in realtà è un Leviaz, e il Putrido Pantano. Avete visto, ragazzi? Non so se vi ricordate, avevano trovato il bug dell'ologramma del Rocket sotto al Putrido. Non lo so, non so se c'entra bene o non c'entra, qualcosa comunque c'è. Andando avanti, ragazzi, si diranno e ci dicono che ci saranno due nuove modalità a tempo limitato per questa fine season. Quella che ci interessa a noi, ragazzi, è quella che arriverà settimana prossima, che sarà una mega 50 versus 50, solo che una persona a caso in ogni team guiderà un Big Leviathan. Come dicono loro, un Leviatano gigante, un mega robot probabilmente, un mega Leviatano. Immagino sia un robot perché neanche può controllarlo col telecomando, gli andrà dentro. E lo scopo del gioco, ragazzi, è che il team che ha il grande Leviatano lo deve scortare fino a Wailing Woods oppure Greasy Groove. Quindi o sono due le location o una delle due, probabilmente non è ancora stato deciso. L'altro team deve invece fare di tutto per fermare prima che sia troppo tardi. E attenzione, perché ragazzi, le ultime due righe sono quelle più sugose.
ci saranno vite infinite e non si potrà costruire. Quindi ragazzi, un grandissimo passo indietro, ma anche un grandissimo passo avanti. Passo indietro perché si ritorna a un classico shoot 'em up senza build, quindi come quello che siamo stati abituati tutti a conoscere e a giocare prima dell'avvento di Fortnite. Passo avanti perché praticamente toglie un attimo un po' di ansia da quello che è building, mica building, e fa giocare i giocatori solo ed esclusivamente con la propria bravura e la propria potenza delle armi. Si chiudono ragazzi i leak dicendo che il Leviatano potrebbe partire al Moist, in poche parole al putrido pantano, e deve arrivare a Greasy o Wailing Woods, come abbiamo detto. Noi momentaneamente non sappiamo ancora a che cosa serva realmente il Rocket, quindi ragazzi, tanto tanto mistero ancora per questa mappa. Magari ci stanno continuando a prendere in giro e il Rocket non parte, anche se in realtà oggi abbiamo visto che qualche cosa succede lì ad Acre. Insomma ragazzi, è un casino. Noi siamo attenti, sicuramente c'è da dire che Fortnite è il numero uno per quello che riguarda gli hype dei videogiochi in assoluto e la voglia da parte dei giocatori di continuare a scoprire che cacchio succederà sempre più avanti, giorno dopo giorno. Beh ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo mega leak. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi in tantissimi al canale, noi ci vediamo in live! Ciao!